meglio, poi non è. Ma io ce l'ho già sulla bici. Allora, io sono Andrea Casalino, sono responsabile del progetto Bike to Work della Val Bisagno. È un progetto che è stato elaborato insieme a FIAB Genova, il comune di Genova assessorato alla mobilità, e soprattutto grazie al volere e alla volontà del municipio Media Val Bisagno. Abbiamo elaborato sostanzialmente un sistema che consente ai ciclisti urbani, soprattutto quelli neofiti, che quindi hanno oggi paura del traffico più che delle salite, di poter andare in bici al lavoro in sicurezza maggiore rispetto ad oggi, il tutto alle condizioni attuali della viabilità. In verità quindi non esiste, non si sta parlando di una pista ciclabile, ma di un percorso ideale che i vari gruppi di ciclisti che si formano nei quartieri possono percorrere insieme, quindi condividere sulla sede stradale un'esperienza che rende tutti più forti, più uniti e più al sicuro rispetto ai sorpassi azzardati di alcuni automobilisti. Abbiamo fatto diverse prove in 2 anni e abbiamo notato che gruppi di 3-4 persone che pedalano comunque con una fila ordinata, rispettando il codice, quindi rispettando i semafori, gli attraversamenti pedonali, le precedenze, eccetera, e soprattutto mantenendo una traiettoria rettilinea, sono in grado di essere molto più prevedibili dagli automobilisti e moderare allo stesso tempo il traffico che segue. Attualmente in Val Bisagno abbiamo predisposto ben 19 sorgenti, ovvero che sono punti di ritrovo che potete trovare sul sito adbgenova.it, c'è una mappa su Google. Sono 19 punti in cui sono previste partenze con un memorario dalle 6.30 alle 10.30 con cadenza di 15 minuti, ovvero in tutta semplicità e flessibilità, quando io sono pronto al mattino per uscire di casa, ad esempio alle 7.10, mi reco alla sorgente vicina a casa mia alle 7.15, alle 7.15 se mi presento lì, se c'è qualcuno parto con lui e mi butto sulla viabilità principale dove potrò incontrare altre persone partite da altre sorgenti. Se sono da solo partirò lo stesso e quando il servizio sarà a regime, come speriamo, potrà incontrare altri ciclisti urbani come lui lungo la strada.